Appaiati ai piani alti della classifica, Frosinone e Spezia si affrontano al Matusa, padroni di casa che tornano a 4-4-2, formazione annunciata già alla vigilia da Stellone che deve rinunciare al prolifico Curiale, oltre a Matteo Ciofani squalificato in difesa. In panchina l'atteso ex San Marco, così come in panchina nello Spezia il neoacquisto Katanec, mentre esordio per il bosniaco Kvrizic. Ardemagnine meno convocato, in avanti giocano Catellani, capocannoniere della squadra, e Giannetti, l'arbitro è Canduzio di Cervignano. Avvio arrembante dei padroni di casa, Dionisi trova sul secondo palo il puntuale Paganini, è però il montante a respingere la sua conclusione. Sono i padroni di casa a spingere e a fare la gara e dopo 17 minuti arriva il vantaggio. Dionisi, ancora lui, ispiratissimo al limite dell'area, riesce a servire da terra Daniel Ciofani che tutto solo non può fare altro che spingere il pallone in rete. 1-0 e ottavo gol personale per il centravanti che ritrova la via della rete. La spinta del Frosinone prosegue con intensità, una giocata di Soddimo porta il centrocampista a calciare da posizione defilata, palla fuori dallo specchio di porta. La reazione dello Spezia arriva poco dopo, il primo a farsi vivo è Brezovec con un tiro dal limite che finisce però alto sulla traversa. Ancora i liguri pericolosi in area avversaria, la percussione di Catellani favorisce Giannetti ma la sua conclusione trova l'opposizione della retroguardia ciociara. Il Frosinone spinge ancora, al 40esimo l'ispiratissimo Dionisi a servire un pallone al bacio per Soddimo che prova la conclusione di forza, piccolo, devia in angolo. È l'occasione migliore per il raddoppio che viene sfiorato anche poco dopo da Ciofani, il cross è sempre di Dionisi e la conclusione dell'attaccante in scivolata è fuori non di molto. Con le immagini montate da Alessandra Prea andiamo alla ripresa, la prima vera occasione da gol, lo Spezia pareggia, il cross in area di Nilos, trova la difesa concentrata su Giannetti, da dietro spunta Gagliardini che non può fare altro che stoppare il pallone e metterlo in fondo al sacco, è 1-1. Ancora Spezia poco dopo con Vrizic, altro nuovo acquisto che impegna Pigliacelli. Nel finale i padroni di casa provano a reagire con Dionisi, prima c'è una girata dal limite che si perde sul fondo alta ma non certo di molto dalla traversa e poi ancora una conclusione dell'attaccante parata però da Cicizzola, nulla da fare dunque per il Frosinone. Finisce in parità tra Frosinone e Spezia.